Sì, questo è un premio che noi facciamo per il terzo anno, è un premio annuale e avevamo deciso di coinvolgere tutte le società calcistiche del Valdarno, dall'eccellenza alla terza categoria nel nostro caso, che fanno parte del Comitato Regionale Toscano, e per avere chiaramente un'obiettività poi di comparazione nei comportamenti delle società abbiamo scelto di adottare la coppa disciplina del Comitato Regionale Toscano stesso. E quindi ogni anno noi premiamo la società che nell'ambito della Coppa Disciplina si è comportata meglio fra le squadre valdarnesi, fra tutte le squadre valdarnesi presenti nei vari campionati. E quest'anno la Castelnovese è risultata prima in questa graduatoria. E noi la premieremo ovviamente nella serata di lunedì nell'ambito di questo convegno sulla alimentazione. È un premio annuale, per noi simbolico, ma che ci serve per richiamare il più possibile l'attenzione su quelli che sono i valori del fair play e del rispetto delle regole nel caso del gioco del calcio. Abbiamo anche quest'anno scelto di far fare questo trofeo, quindi in modo tale da dargli anche un valore ancora più importante rispetto al passato. Abbiamo scelto attraverso l'opera di un artista di Montevarchi, Donato Cocca, di realizzare questa opera che effettivamente nella sua realizzazione va veramente a coprire quelli che sono gli aspetti simbolici, morali ed etici che lo sport vuole rappresentare.